Questo è il genere di contenuti che si porta quando c'è tempo a disposizione. La Juventus non giocherà, non ha una partita infrasettimanale, ci prepariamo con il Milan, ma prima di pensare a quella partita che è importantissima, ci facciamo due chiacchiere in amicizia, io e Kinoshi, e a un certo punto arriva anche Beppe. Quindi ragazzi, mettetevi comodi, tranquilli, popcorn, video lungo, dura un'oretta, ma dobbiamo sfondare quel tasto di mi piace. Dobbiamo arrivare almeno a 3.000 like per una conversazione di questo tipo in amicizia. Chiacchiere veramente in amicizia a tema bianconero. Mi piace e mettetevi comodi. Inizia. Eccoci qua. Ci Ok, siamo almeno da quasi. lì ti vedo, guarda come sei bello. Sono bello? Ti piaccio? Come Ho cambiato un po' la disposizione, quindi voglio capire un po' come si vede. Nicky Pitt, bam, parte subito col Prime. 12 mesi, un annetto. Quando vede Kinoshi, dopo la gente si abbona, vedi? Appena si vede il Kino, la gente impazzisce. Grazie mille, Nicky Pitt. E grazie a Kino per questa chiacchierata serale. Quindi è stata improvvisata, però. Grazie a te. Vediamo di fare due chiacchiere fatte bene. Allora, non ti chiedo come stai perché te l'ho già chiesto mentre parlavamo così un attimo in privato. Ti chiedo come stai lato Juve. Forse è peggio. È la più brutta di tutte, cazzo, lato Lo Juve. so. Vai, dimmi No, qualcosa. vabbè, sto che abbiamo vinto, dai, va bene. C'è anche te nel mood che in questo momento non si guarda più niente, ma solo quanti punti arrivano? Alla grande, alla grande. Cioè, quindi sei già nel mood cortomuso? È questo che mi stai dicendo. Ah, può essere. Dai, ieri siamo stati veramente tremendi. Io non so neanche come si può parlare della partita di ieri perché da questa quarta, mi pare, a memoria, che siamo veramente tremendi sotto tutti i punti di vista. C'è poco da parlare a livello sportivo, secondo me. Sì, cioè, più che altro, guarda, la cosa che dispiace soprattutto è la testa, oltre che tutto il resto. Perché tanto il resto, bene o male, dai, si è sempre stati abituati nell'ultimo anno a non vedere una Juve, dai, particolarmente entusiasmante. Però quantomeno entravano con una certa mentalità, cosa che anche ieri, voglio dire, è completamente mancata. Soprattutto quando sei stata l'ultima di quelle lì a giocare, delle squadre che stanno lottando per un posto in Champions, sapevi già il risultato di tutte le altre. Ci veniva da un pomeriggio estremamente positivo lato Champions, visti i pareggi di Napoli e Atalanta, ma invece nulla. Infatti la cosa tremenda è proprio quella, cioè tu, allora, c'è l'ufficialità dell'Inter campione d'Italia, che è 9 anni che tu vinci e quel giorno lì te lo tolgono, ti tolgono dal piedistallo, c'hai il Milan che la sera prima sembrava quella su cui dovevamo fare la rincorsa, che vince, scavalca tutti e quelle che sembravano più sicure del posto Champions frenano, si ricapovolge ancora tutta la situazione, hai la possibilità di prendere una partita che sulla carta è facile, Udine con l'Udinese, per tutto il rispetto per l'Udinese, ma la Juventus se vuole almeno andare in Champions League, questi punti li deve fare dopo tutti quelli che ha lasciato indietro, e non si scende in campo con quella voglia che da anni veramente ci aveva fatto vincere gli scudetti. Adesso nessuno sta chiedendo di vincere lo scudetto perché lo sappiamo. Perché ormai, vabbè, lo scudetto. Sì, però non lo imparavamo ieri, cioè anche dove, cioè se fosse No, stata no, ancora la no. matematica non era quello che chiedevi alla Juve, no? La Juve sta veramente chiedendo il minimo indispensabile e vedere che non. Io non sono neanche più dell'idea che non abbiano voglia, non so, ho visto il video di Davom che ha fatto uscire ieri, non so se l'hai visto, che diceva magari loro in questo momento ci stanno dando, non dico il 100, ma il 110% e questo è il massimo che riescono a dare, questa è una bella chiave di lettura. E forse anche più preoccupante. Te cosa dici? Cioè, come la spieghi tutta sta situazionaccia? Io penso che veramente da dopo il Porto ci sia stato un tracollo molto importante. Perché come diceva anche giustamente Romeone, vabbè, lo scudetto anche prima del Porto era, dai, bella che Sì, ma accantonato. per me è dopo l'Inter. Guardi, ti dico, io fino a Verona c'era quel barlume dopo quel No, beh, ma gennaio la e speranza. Speranza sì, però. febbraio. Però dici. La realtà già da Inter Juve ti ha guardato in faccia, dici tu. Sì, vedendo quanto andava a loro e quanto non andavamo noi, c'è cioè nello Ci scontro sta. diretto.
ci sta. Però sai, secondo me lì c'è stato proprio il tracollo perché è dovuto, dopo il Porto, sì, perché è dovuto proprio cambiare tutti gli obiettivi in corsa. Ed effettivamente non è facile quando, a maggior ragione, sei poi abituato ad un certo tipo di obiettivi che a momenti li consideri anche banali, no? Al di sotto della Champions tutto fa schifo. Però quando poi realizzi che anche lo scudettino è irraggiungibile praticamente, cambiano tante cose. E dopo quella reazione momentanea alla fine contro il Cagliari, basta, finito tutto. Ma secondo te quelli dello scudettino, quelli che hanno sempre detto scudettino qua, scudettino là, adesso come la stanno vivendo? Ah beh, l'abbiamo visto ieri come l'hanno vissuta in realtà. Cioè? Ah no, i nostri. Ok, no, perché infatti di solito erano gli altri che parlavano, beh oddio, un po' tutti. No, io ne ho sentiti tanti tifosi della Juve che continuano a dire, beh vinciamo solo scudettino. Ma guarda, secondo me molti hanno rivalutato anche il bel giuoco, eh. Tutto sommato se ti arrivava il risultato andava bene uguale. Dici che in questo momento magari tanti hanno cambiato idea magari su un eventuale ritorno ad Allegri? Beh, anche sì. Ma proprio la mancanza del dire, ok, magari sto facendo schifo, però sono tranquillo. Adesso per assurdo anche quelle rare volte dove giochi bene o decentemente dici, porca puttana, preghiamo. Quella è una differenza molto importante, secondo me. Sai che io non sono convinto però su questa cosa di Allegri? Cioè, secondo me, dovesse tornare Allegri oggi, riusciremmo a proiettarci nel passato esattamente a quel periodo storico in cui, no, ma anche perché aspetta, la spaccatura. Parlando di Allegri, voglio dire, sono, ecco, forse proprio precise, 21-19. Esattamente in questo momento, 4 anni fa, facevamo quel meraviglioso gol nel Principato di Monaco. 4 anni fa, 17? Semifinale d'andata. Sì, Dani Alves, gol di Guaini. Sì, no, io stavo pensando più che altro al ritorno, che dovevo andare a vederla a Torino, sono rimasto bloccato nel traffico, quella partita lì è proprio stato un incubo per me. Quindi. Quella volta di voi non abbiamo applaudito Mbappé, altrimenti era fatta. Ci ha fatto gol al ritorno, no? Sì. Il gol del 2-1, mi pare. Al ritorno. Sì. Sì, bastava applaudire Mbappé, esatto, bisognava fare così. Al di là di questo, no, secondo me si tornerebbe indietro nel tempo, e arriveremo ad avere la stessa spaccatura che c'è stata all'epoca dell'addio di Allegri. Io mi ricordo veramente, certo, cioè era veramente diventato un partito politico. Allegri in, Allegri out, non c'era via di mezzo. Ciao Luca, mi presento Achino, sono uno juventino di Spezia, tifo entrambe le squadre e ormai sono una meme nel canale Lacrime di Gioia. Tu conosci, hai visto il campionato dello Spezia? Parlando di Porto, penso che la prestazione abbia buttato giù la Juve. Silenzio, no? Tipo. No, c'è una domanda per te. Allora, intanto ti ringrazio, Sean, perché hai sottoscritto il 10° mese di abbonamento. Okay. Dicono, mi presento a Chino. Sono un juventino di Spezia. Tifo entrambe le squadre e ormai è un meme del mio canale, perché lui si presenta sempre come sono quello di Spezia. Ok. E ti chiede, tu conosci barra hai visto il campionato dello Spezia? Circa, dai, qualche partita, sì. Ti ho visto andare allo stadio, no? Con la sciarpa dello Spezia, più di una volta. primo tifoso dello Spezia, Chino. E dice, parlando di Porto, penso che la prestazione di Ronaldo abbia buttato giù la Juve. Mm. E intanto parla che c'ho un audio di Nesco che vi ho invitato anche lui, sentiamo cosa dice. Di la tua su questo argomento. Su Ronaldo contro il Porto? Sulla prestazione di Ronaldo contro il Porto che potrebbe aver buttato giù la squadra. Oddio. Questo non lo so, però effettivamente contro il Porto, tra andata e ritorno, non tanto il fatto che non ti abbia trascinato, perché voglio dire, da quando è arrivato nella fase eliminazione diretta ha segnato sempre solo lui, quindi dici, purtroppo può capitare, anche se Ronaldo. Meglio che non capiti, vedendo quello che viene pagato, no? Soprattutto in partite del genere, però può capitare. Il problema è che veramente mette ansia quell'uomo. Mette ansia, gli parte lo scazzo e poi è finita. Mette molto in soggezione, secondo me. Ma infatti, ieri per fortuna in quei 5 minuti è riuscito a buttarla dentro quelle 2 volte per poi fare quell'esultanza tutti uniti e quant'altro, però secondo me mette una soggezione non da poco. Guarda, ti faccio lo stesso discorso che ho fatto con Davom la settimana scorsa, che abbiamo fatto una live qua sul canale e gli ho detto questa cosa qua. Guarda, secondo me Ronaldo è tuttora, tanto rispondo a Sean che dice, intendevo dire che penso abbia deluso un po' il giocatore, che avrebbe dovuto essere una certezza, ma spesso mi sembra nervoso come se fosse lui fuori dalla squadra.
E secondo me Ronaldo è tuttora il giocatore più forte della squadra della Juventus. Vabbè, dai. Per distacco proprio. Ah, no, però Quest'anno, sì, oddio, è vero, però di sai che solito, vanno dai, dette non è. queste cose, eh? Lo sai che vanno dette queste cose, perché poi la gente ti mette sempre in bocca però che non hai detto. E penso che Guarda. sia il più forte anche della Serie A tuttora. Al di là di tutti anche i vari Lukaku, che per dire in questo momento è visto come il salvatore della patria dell'Inter, no? C'è una differenza. Sì, però c'è una differenza. Lukaku ha fatto una stagione straordinaria. Oggi, parole sue, ti dice: ho fatto la migliore stagione della mia carriera. Ronaldo in Però questo non è una momento, stagione normale, per Ronaldo è una dici? stagione normale. Cioè, questa Anzi, oddio, forse questa anche fallimentare, forse addirittura per Ronaldo. Eppure in questo momento è capocannoniere della Serie A. potrei Quindi partire. Ronaldo, secondo me, è il più forte in assoluto che c'è in Italia ancora. Però in questo momento la Juventus deve fare un ragionamento con se stessa e chiedersi: noi dove stiamo andando? Perché se siamo una squadra che l'anno prossimo sarà in Champions League e potrà lottare per delle posizioni importanti in Champions League, almeno sulla carta, Ronaldo lo devi tenere, perché con e senza Ronaldo è tutta la differenza del mondo. Se tu sai già che il prossimo anno sarà un anno in cui devi ripartire, sarà un anno zero e dovrai veramente abbassare le tue aspettative perché ti attenderanno degli anni di magra, Ronaldo diventa un lusso che tu non ti puoi permettere. Eh no. Perché sei una squadra normale con Cristiano Ronaldo e noi lo sappiamo bene, Cristiano Ronaldo, il più grande rimpianto che io da tifoso della Juventus è non essere stato in grado di costruire una squadra per Cristiano Ronaldo, perché fino a Beh. quel momento eravamo in crescita e a un certo punto il processo di crescita si è interrotto e siamo addirittura andati in giù, quindi questo è il più grande rimpianto che posso avere. Il prossimo anno saremo in grado di fare dei colpi di livello Cristiano Ronaldo? 99% mi dica, te scuoti la testa, io sono assolutamente d'accordo con te. E il No, a problema. meno che qui non fai un sacrificio e in uno scambio metti un top per un top, però che Però dici. me sposti solo una casellina. Sì, Tanto esatto. ringrazio MGanger95 per la sub, gentilissimo. Grazie mille, benvenuto. E come dice Marco Malagoli, sarebbe il terzo anno zero in 3 anni. Ed è un altro grande rimpianto, che nel momento esatto in cui vai a prendere Cristiano Ronaldo, dopo anni di certezze granitiche, ti ritrovi a dover sempre ricominciare tutto. Allora Quarto allenatore in 4 anni, eh. Sì. E il Se ragionamento rimane, si rimane. si rimane, sì. Beh, il ragionamento però che ti faccio io è, e ringrazio anche Mad Anto e Zano San per queste altre due sub che arrivano all'improvviso. Grazie mille ragazzi, fate partire anche l'hype train. Zano dice Berna pallone d'oro, siamo tutti d'accordo con questa cosa qua. È esattamente Berna, pallone il d'oro, nostro. Tosel, Berna, A te, Tosel, addio. Berna, Tosel, Berna, Tosel, Berna, Tosel, Berna, Tosel, Berna. Ok, Tosel Berna. Il mio ragionamento è: può essere che se si è arrivati a questo punto anche, non dico per colpa, ma per il fatto che ci fosse davvero Ronaldo nello spogliatoio, abituato a tutti gli altri livelli, ad altri palcoscenici, che non sono mai stati neanche lontanamente raggiunti con la Juventus. Prima, pensaci, ringrazio anche Fredrone 1897, grazie mille per la sub di livello 1, benvenuto, Hype Train di livello 1 completato, e anche Sean che dice: io sono dell'idea che per Ronaldo sarebbe servita una squadra diversa, è stato quasi sprecato. Troppi cambiamenti tra allenatore, giocatore e moduli. Però secondo te può essere una conseguenza del fatto che è arrivato Ronaldo? Secondo me È il fatto contorto, eh. che sia arrivato Ronaldo non ti ha dato la possibilità di completare una rosa che aveva bisogno di essere completata. Ok, quindi tu dici l'arrivo di Ronaldo mi blocca la crescita perché mi toglie delle risorse? Sì, mi toglie la possibilità di fare certi tipi di investimenti perché è uno che da solo ti pesa tra una roba e l'altra, tipo 100 milioni, tra i Sì. vari ammortamenti, stipendi, bla bla bla. E quindi magari questo ha un pochino rallentato il processo, però appunto non è una colpa direttamente imputabile a lui. No, ma Lui alla sicuramente non è fine. colpa di Ronaldo, ecco, cioè se c'è un problema di costruzione squadra non è Ronaldo il problema. Eh no, direi di no. Però io in questi giorni avevo in testa sta cosa qua, che magari la presenza di Ronaldo e una squadra che non è stata costruita per Ronaldo potesse avere un po' danneggiato il gruppo squadra e che alla fine si sia arrivato a cambiare allenatore anche perché Ronaldo non era soddisfatto di quello che stava facendo prima con Allegri, poi con Sarri e ora con Pirlo. Ho fatto un passo indietro, ho fatto un passo indietro, ho messo in discussione questa stessa tesi e sono andato a vedermi delle interviste di Marotta, perché io, nessuno mi leverà dalla mente che
il far andare via Marotta e non sostituirlo sia stato il primo punto di degrado della Juventus, perché poi è stato tutto a catena, tutto il resto. E più che altro proprio non rimpiazzarlo, infatti. Siamo sempre lì, i famosi Allegri out, Sarri out, Pirlo out. Non è la soluzione mandare via qualcuno. La soluzione è mandare via qualcuno e rimpiazzarlo con qualcun altro di bravo a fare quel mestiere lì. Poi possono andare via tutti. L'importante è che arrivino altri. C'è un'intervista di Marotta. Poco dopo l'addio alla Juventus, non so se te la ricordi, dove gli chiedono: ma è vero che tu te ne sei andato perché non si era d'accordo, non eri d'accordo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo? Marotta smentisce categoricamente, ma sai come è fatto Marotta? Sono quelle rispostine che ieri sera rimango all'Inter al 100%, non pagheremo mai la clausola di Higuaín, sono quelle È un gran cose diplomatico, Marotta, non c'è niente da fare. là. Bravissimo, hai centrato il punto. E Marotta dice una cosa, e dice una grande verità anche Palmote in chat. Marotta dice: quando ci fu l'opportunità di acquistare Cristiano Ronaldo, si fecero due tabelle. Una con l'acquisto di Cristiano Ronaldo, e grazie mille Vitto per la sub regalata a Tommaso, gentilissimo Vitto, che fa arrivare l'hype train di livello 2 a metà. Una prima tabella con quello che costava acquistare Cristiano Ronaldo, una seconda tabella con quello che si poteva avere a disposizione senza acquistare Cristiano Ronaldo. Si portarono tutte e due ad Agnelli. Agnelli rispose: datemi qualche giorno per pensarci e vi faccio sapere. Dopo un giorno Agnelli arriva e dice: bene, si può fare, facciamo l'investimento. E Marotta stesso dice: quella trattativa è stata semplicissima, perché Ronaldo aveva già pubblicamente ammesso che sarebbe andato via. Finale di Champions League con Liverpool. Quindi era sicuro, se ne sarebbe andato. Stava solo a capire la Juventus se poteva permettersi l'investimento. L'investimento sì, però io non so quelle tabelle chi le ha fatte, non so se Agnelli ha preso la decisione in base a che cosa. Se è stato possibile acquistare Cristiano Ronaldo, significa che i soldi c'erano anche per fare altre cose, no? Perché sennò mi si rompe. E giustamente ci fa notare che l'anno dopo, figa, abbiamo comprato De Ligt a 100 milioni di euro praticamente. Quindi i soldi, problema, 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 forse no. E come sono stati usati? Tanto ringrazio anche Sean che dice: il famoso video del Ronaldo bloccato la crescita della squadra. Cioè, come diceva anche Kino adesso, una cosa che non dimenticherò mai è il non aver preso Haaland. Vabbè, quella roba lì. Certo è vero che la storia non si fa con i secondi, ma però sarebbe stata probabilmente tutta un'altra storia. Però, secondo te, è un discorso che post Ronaldo non ci sono stati soldi o i soldi sono stati investiti in malo modo? Guarda, entrambe, perché Entrambe. purtroppo nel post Ronaldo entra anche ciò che viviamo da un anno e mezzo, Certo. purtroppo. In un contesto come può essere un'operazione Ronaldo, che sai, a livello di immagine, a livello di sponsorizzazioni, a livello comunque di incassi stadi e quant'altro, che per un anno e mezzo ti hanno tagliato le gambe, purtroppo rischia di essere più di metà della sua permanenza alla Juventus, dove tu hai dovuto tremendamente soffrire con questa cosa facendo un investimento di un certo tipo. Allo stesso tempo, però, è vero anche il fatto che sia andato ad acquistare giocatori come De Ligt sborsando più di 80 milioni. Allo stesso tempo, ed è un discorso alla fine che si può fare anche per quanto riguarda l'operazione Ronaldo, per poterti permettere certe cose, hai iniziato a fare tante cessioni, tante plusvalenze, tanti scambi in modo tale che anche questa qui, e penso sia una cosa che nel lungo periodo ti può portare qualche problema, e lo stiamo vedendo con magari i giocatori che adesso stanno sbocciando in giro per le altre squadre. Sogniamo magari dei ritorni, come potrebbe essere per alcuni quello di Ken. Poi, Certo. senza dubbio, ci sono state fatte anche delle operazioni sbagliate, magari parametri zero che riempi di commissioni e di stipendio, piuttosto che magari altri investimenti, come dico un nome a caso, metti Kulusevski, robe del genere, Chiesa, anche se buona grazia, dove comunque a pensarci sono state investite cifre Certo. importanti, 44 milioni, 35 più Un bonus, dai. centinaio, dai, un centinaio di milioni per tutti e due. Alla fine a bilancio metti anche i 70 passa di Arthur, se non sbaglio. Certo. Quindi sono operazioni di un certo tipo. Poi però effettivamente, sai,
bisogna anche contestualizzarli all'interno di una rosa. Più che essere giocatori costosi, belli, bravi e buoni, devono essere giocatori funzionali. Se mi prendi il giocatore buono che non ci azzecca un cazzo, per carità, magari sicuramente può far meglio rispetto ad altri, ma se gli chiedi di fare A mentre lui sa fare bene B... Sì. Ma perché io faccio un ragionamento, no? Proprio il fatto che siano stati spesi quei 100 milioni per Matthijs, sì, che siano arrivati Rabiot e Ramsey a parametro zero, ma che palesemente sì, non sono dei parametri zero, perché sono giocatori che probabilmente andare ad acquistare un giocatore col cartellino e con meno ingaggio, perché non gli dai quell'ingaggio lì, ti costa di meno. Più te dici giustamente le commissioni, cioè abbiamo avuto, mi pare, una decina di milioni di euro tra commissioni e bonus alla firma, quindi cioè, il cartellino l'hai pagato e gli stai pagando un ingaggio da top. Questa sì, cosa qua si è tra l'altro Ramsey, diciamola tutta, Ramsey non viene acquistato in quell'estate lì, Ramsey viene ufficializzato a gennaio dell'estate a gennaio della stagione precedente, sì. Quindi era già un colpo direzione Juventus, e poi si interrompe davvero con il Covid. Con il Covid è stata la prima vera estate in cui si sono puntati. Non so se ti ricordi l'estate precedente. Mandzukic, Higuain, Dybala. Uno doveva partire, bisognava dar via della gente perché non c'erano soldi, bisognava togliere degli stipendi. E non ci si è riusciti. E pensa che sulla carta eri riuscito a farli tutti e tre. Cosa vuol dire farli tutti e tre? Ah, incastrarli come cessioni. E poi hanno puntato i piedi. Però quest'anno c'è stato zero possibilità di dirgli no, beh guarda, allora iniziamo una stagione e vedi come va. L'unico è stato Khedira ed è stato messo fuori rosa. Cioè, questa volta davvero la Juve ha usato il pugno duro, roba che non si era mai vista. Beh, è che giusto, e sono curioso di vedere questa. Però sai, secondo me questo è stato il primo input per farci capire la risposta alla domanda. Non è che all'epoca non c'erano i soldi per Ronaldo, all'epoca i soldi per Ronaldo secondo me c'erano, ce l'hanno dimostrato anche con le campagne acquisti. E poi te dici giustamente, nomini il Covid, è stata l'ammazzata decisiva tra capo e collo, dove quell'investimento lì non è più sostenibile. Quindi no, è un'ulteriore secondo me conferma del fatto che, vedendo questo Ronaldo che non sembra felicissimo, che ha un anno di carriera, scusa, di contratto, che ha pochissimi altri anni di carriera e la Juve ridimensionata, io non lo venderei mai, perché figa, l'abbiamo visto anche ieri quanto è decisivo Cristiano Ronaldo nella Juve. Noi siamo Ronaldo, cioè noi tutto quest'anno siamo stati Ronaldo e basta, però io sono sempre più convinto che questo sarà l'ultimo anno di Ronaldo per tutte queste motivazioni qua. Poi giusto sbagliato? No, ma anche perché poi noi in un qualche modo, tu magari in questo caso, noi per assurdo la stiamo anche ragionando con l'ottica che giocheremo la Champions l'anno prossimo. Tra l'altro, dimmi se sbaglio, però no, dal discorso che hai fatto l'ho interpretato così. Sì. E ecco. Sono stronzo, dici te, dillo, sono stronzo, vabbè. No, non è che sei stronzo, è che tutti non pensiamo possa essere più fallimento di quello che è già, sì. Ecco. Più che altro è quello, perché secondo me in caso di Europa League lì non c'è neanche il dubbio, però effettivamente è un discorso molto logico e condivisibile anche al netto del fatto che giocherai la Champions. Ma questo discorso è avvalorato secondo me, Kino. Intanto rispondo prima a Sean che dice: starei tutta sera ma ho apparato circolatorio endocrino che mi chiamano. Beh, allora buono studio, la live rimane nel canale, domani la ricarichiamo su YouTube. Grazie mille, ciao a tutti. Ah, mi utilizzi, iscrivetevi al mio canale. Sì, dopo spammiamo assolutamente, mettiamo in descrizione, anzi in descrizione ci sono i link di Kinosh. No, però questo discorso di Ronaldo, del fatto che all'epoca probabilmente ci fossero i soldi, secondo me è ancora di più nel dettaglio. Quando tu ragioni che vai a vendere i giovani per fare plusvalenza, piuttosto che tenere i giovani, perché io ragiono in questa annata, c'erano pochi soldi e cosa si è deciso di fare? Allenatore giovane e la squadra è incompleta, le riserve vengono dall'Under 23. E quindi inserire dei giovani all'interno della prima squadra, perché il giovane non lo paghi se è tuo. Quindi a maggior ragione secondo me in quel momento hanno venduto Ken, Spinazzola, la gente che in questo momento ci stiamo mangiando le mani, ma perché all'epoca si continuava su quel discorso di dire beh, allora prendiamo i giocatori più pronti. Non dimentichiamoci che l'anno che arriva Ronaldo, esatto, bravissimo Atomics, Caldara Bonucci, e quell'anno lì Caldara Bonucci aveva senso farlo, perché arriva Cristiano Ronaldo e te devi avere la squadra pronta
per Cristiano Ronaldo. Con Cristiano Ronaldo in quell'anno lì non gli potevi chiamare, eh beh, c'è un progetto, vediamo Caldara fra 2 o 3 anni com'è. A Cristiano Ronaldo non ne frega niente. Quindi in quel momento lì storico si volevano i giocatori pronti. Oggi invece si vogliono i giocatori giovani e si vuole cercare di ragionare in lungimiranza. Con anche un progetto tecnico mi viene da dire che sarebbe ora, perché è veramente 3 anni che ricominciamo. Però per quello che se ad oggi devono sceglierne uno a livello economico tra Dybala e Ronaldo, secondo me non ha molto senso confermare Ronaldo, perché o ti farà un altro anno o dovrai rinnovarlo, però sempre un classe 85 rimane. O lo cloniamo, e sarebbe bellissimo riuscire a clonare, o spawna nuovamente, fa regen, ricomincia, cioè si ritira, diventa un sedicenne e lo ritesseriamo ancora, quindi non so se c'è questa possibilità, ben venga. Però boh, non so, io sono sempre più orientato verso il fatto che Cristiano non farà un'altra stagione alla Juve, Champions o non Champions, però vediamo. È condivisibile alla grande. E Tra vai. l'altro, quando parlavi di giovani, mi è venuto in mente Mavi Didi, no? Ti Sì, ricordi? sì, sì, sì. Quest'anno ha fatto 10 gol in Ligue 1. Ah, Eh però sì. sì, la Ligue 1 diciamo che è sempre quel campionato un po' così che è difficile valutarlo, però No, 10 no, gol. per carità, però sai, comunque noi non abbiamo neanche nessuna riserva da No, valutare. infatti questa cosa è tremenda, però guarda, una cosa che ho apprezzato tantissimo di ieri è stato esce Cuadrado, entra Félix Correa piuttosto che Ramsey, perché era una cosa che però figa, prima di ieri Kino è sempre stato Ramsey se doveva entrare uno piuttosto che un giovane, Ah, lo so, sì, al posto di fagioli, ha voglia. hai capito? Quindi quello lì è già un passo in avanti. Poi qua, quando ho visto entrare Félix Correa, ho detto oh, Cuadrado è morto e lo stanno portando Ma che poi, infatti, non li abbiamo neanche visti no, entrare. no. Perché c'è tipo un replay, poi vedi Rabiot in mezzo al campo, Félix Correa totalmente a caso, inaspettatamente. È stato bello, comunque, è stata una Ascolta, sorpresa. eravamo in live e la gente ne è stata a scrivermi. Ma Félix Correa, punto interrogativo. Sai come l'ho inteso? Nel senso, ma perché non lo mette su? E continuavo a leggere tutti i commenti che dicevano, ma Félix Correa. E a un certo punto ho detto, vabbè ragazzi, ma secondo voi Félix Correa, sull'1-1 con l'Udinese mi giro in campo? Ma come? E quindi loro mi stanno dicendo, ma guarda che è entrato, cosa sta succedendo? E quindi ci sono rimasto malissimo. E non ho neanche capito, Cuadrado stava bene, no? Quadrado non aveva niente, è stato proprio un Sì, penso cambio. di sì. Quindi ieri Pirlo due palle grosse così a fare quel cambio lì Ha che. messo il culo a destra. Mica da tutti però un cambio del genere, eh? Quello lì è veramente un cambio da uno con dei coglioni grossi, soprattutto in un momento del genere. Quindi questa è una cosa che mi è Forse piaciuta molto. hai capito che piuttosto che mettere Ramsey veramente. Sì, però magari tieni Cuadrado, hai capito? Cioè dopo che mi No, no. fai il cambio opposto, nel senso tengo Ronaldo piuttosto che Dybala perché Ronaldo mi dà più garanzie, fa ragionamento opposto. Metto Correa piuttosto che Cuadrado mi dà più garanzie. Quindi è stato molto coraggioso secondo me. E adesso che abbiamo detto che è stato coraggioso, secondo te rimane La vedo difficile in o no? È realtà, eh. difficile, eh? Un po' tutti. Mi sa un Ma po' non è... tutti. Guarda, io non lo nego, io dicevo anche a Juventus, proprio era il giorno prima, no, era il giorno di Juve Porto, neanche il giorno prima, proprio il giorno di Juve Porto, che ho detto, guardate, secondo me rimane, basta che si qualifichi in Champions. Però vedendo ultimamente, ragazzi, mi viene difficile pensare. Poi magari può essere confermato, però io non vedo basi tecniche, soprattutto mentali, per l'anno prossimo, Ma onestamente. Quella è la cosa che mi dispiace di più. infatti Kino, guarda, è il motivo per cui sia io che te, che Lello, che Davo, cioè abbiamo sempre tenuto un fronte che è, vabbè ragazzi, facciamogli fare la stagione e poi si guarda. Poi a un Sì. certo punto, bene o male, secondo me addirittura la stessa giornata con la Fiorentina, abbiamo fatto tutti i coming out dicendo, vabbè, adesso non se ne può più con la. No, e tutti continuano a dire, ma come? Fino alla settimana scorsa va bene, oggi no. Si raggiunge un limite di sopportazione umana. Le giustificazioni a un certo punto si sgretolano, si sciolgono come neve al sole e a un certo punto è impossibile dare delle attenuanti. Secondo me era scaduto tutto e secondo me c'erano delle grandi possibilità per Juventus di Pirlo di avere delle giustificazioni. Eh sì, no, ma quello volendo ci sono anche, solo che Ma nel momento in cui anche quando mi prepari una partita a settimana che è sempre stato ogni 3 giorni e
è quando la squadra perde tutta la consapevolezza che invece in questa stagione mi aveva fatto vedere. Quando da miglior difesa del campionato ti becchi 10 gol di fila. Cioè, vabbè, dopo diventa una roba. C'è Giuse e dice Kino out. E io sono d'accordo. Giuse, se vuoi entrare anche te, ti mando il link, se vuoi venire a fare due chiacchiere. Molto volentieri. Te lo mando qua in privato, che se ne hai voglia. Chi è Giuse? Ma come chi è Giuse? È un tesserato Juventus. Ah, Beppe! E io lo chiamo Beppe, non Giuse. Beppe, allora diciamo Beppe. Beppe. Te lo mando su Twitter. Ho capito. Giuse, che cazzo è Giuse? Beppe. Io anche chiamare un tesserato Juventus. Basta dire che è tesserato Juve, Dai, non so quanto sia allegro sto periodo. Lo facciamo entrare così dopo non può più dire. Non dice più niente, sì, proprio. Dato che siamo aziendalisti, no? Facciamo sì, manca un pelato. Facciamo un pelato. Entrare l'azienda. Manca un pelato in mezzo qua. No, dai, se hai voglia di venire a fare due parole, te l'ho mandato su Twitter il link. Come te, se ne hai voglia. E comunque, no, sì, il discorso di fondo è. Secondo te chi sarà però il prossimo? Finché non arriva Beppe, Giuse, chiamalo come vuoi, che dopo non possiamo più dire certe cose, che dopo si parla solo per informazione certa. Dopo lo incula la sangue. Dopo lo licenzio. Adi, io mi devo pagare, come probabilmente anche te, su quello che tutti stanno dando ormai per certo. Poi se mi chiedi, ma sei sicuro? Mourinho? No. Sai che bello però? Allora, bello un pre-Juve-Inter Mourinho che spara addosso all'Inter con Conte che spara addosso. A me farebbe riderissimo. Madonna, ragazzi. Mi farebbe veramente molto ridere, sì. Sarebbe bellissimo, concordo in pieno con te. 5 minuti entra Beppe, benissimo. Ti vorrei che prepariamoci perché poi dopo sarà... Dopo dobbiamo tutti abbassare il capo, oh. Tutti dire forza Juve, bravissimo Pirlo, non ha sbagliato niente, speriamo rimanga altri 2-3 anni. Dopo dobbiamo fare così. Il che arriva, a prescindere da tutto, è una bella domanda. Perché ormai, guarda, io ti dico, a prescindere da chi sarà, se ti giuro, non me ne fregherà più un cazzo. Che si chiami Klopp, Guardiola... Inzaghi, De Zerbi, Allegri, io voglio vedere che faccia bene la Juve, poi non me ne frega nulla di chi sia, chi non sia, anche perché siamo sempre partiti con va via Allegri, sarrismo, oh cazzo, mi seguo ad ogni partita e abbiamo visto che non è stato così, basta, Sarri via, Sarri out, va bene, Pirlo, il maestro, nulla, cioè, sti cazzi, guardiamo, osserviamo senza farci troppi trip mentali, e speriamo solo che faccia il bene della Juventus. Ma infatti qua. Io ti dico, io mi sono anche sinceramente sfracassato le palle di tutte queste guerre interne legate al nome dell'allenatore. Ma com'è possibile? Cioè io ragiono tutti gli anni che chiunque possa arrivare alla Juventus al primo anno, c'ha la mia fiducia. Nel senso, è lì, che cambia qualcosa se dico mi stai sul cazzo? Può starmi sul cazzo. L'anno scorso è arrivato Sarri, non mi piaceva. Beh, cosa facciamo? Iniziamo le crociate? Facciamo le crociate contro Sarri? Cosa cambia? Risolviamo qualcosa? No, è lì, è il nostro allenatore, lavora per la Juventus apposta per cercare di far bene, vediamo cosa fa. Poi si giudica a fine anno. Stessa cosa a Pirlo quest'anno, tutti... Il volume è al massimo, ragazzi, il mio volume è al massimo. Tutti, inizio anno, ci sta che mi vadano a dire figa, non hai esperienza. Sì, però l'allenatore della Juventus è lui adesso. Cosa facciamo? Andiamo in piazza, facciamo una manifestazione contro il prossimo allenatore della Juve. Non mi piaceva nemmeno Allegri quando è arrivato. Allegri non mi piaceva nemmeno. Allegri mi stava sulle balle, ma Allegri quando è arrivato. Allegri sì, poi per il recente trascorso, dai, a pochi stava simpatico, dai. Ma sì, io mi ricordo tante interviste di Allegri nei post partita che sparava sulla Juventus. Sparava sulla Juve, ma sai, ma quando te sei tesserato di un'altra squadra, a me fa ridere anche la gente che adesso dice, Conte dice delle cose belle sull'Inter. Grazie al cazzo, né all'Inter, cosa deve dire? Le cose belle sulla Juventus? Non avrebbe senso, cioè, se domani arriva Mourinho davvero e invece che dire della roba sulla Juve mi dice, però sai, all'Inter... Stavo veramente bene, è la squadra migliore che abbia mai allenato. Speriamo che vinca ancora. Ma figa, ma vado là e tiro due sberle in faccia. Dico, Giuseppe, cazzo. L'anno scorso più o meno. Sarri, dici?
più o meno. Guarda, quella frase sul Napoli, sono contento di aver perso con loro, e quella famosa, no, però è ancora inarrivabile rispetto al domanda di Balzarini, che cosa provi dopo essere stato eliminato dalla Champions? Lui risponde, io ho fame perché è da mezzogiorno che non mangio. Quella cosa lì è inarrivabile. Lì sarei veramente andato a Torino con la torcia e il forcone e avrei fatto una crociata contro Sarri. Poi probabilmente Agnelli aveva già detto che lo esoneravano, quindi bene o male. Sti cazzi, i miei soldi me li prendo, fate vobis. Tra l'altro ci siamo liberati di Sarri, ci siamo svincolati da Sarri in questi giorni qua, no? Sì. Finale. Abbiamo pagato una mini penale, eh? 2 milioni e mezzo. Morbidi, morbidi, che anche qua, porca vacca. Io me la ricordo la conferenza stampa di addio di Allegri, eh? Agnelli, testuali parole, non l'ho scelta io questa cosa. Io delego. Io delego e chi sbaglia paga. Figa, ma Sarri l'hai pagato al Chelsea per liberarlo. Sì. Gli hai fatto 6 milioni di ingaggio per 2 anni, mi pare. O 3 anni, probabilmente, perché se hai pagato la penale erano 3 anni. No, allora era 2 più 1, però se non rinnovavi c'era appunto la penale. Ecco, quindi benissimo, quindi l'hai pagato 6 per 2, 12, 24, più 2, 26, più quello che l'hai pagato al Chelsea. E mi sembra un bel errorino. Intanto è arrivato lui, il signor Juventus. Guarda qui, già guarda com'è cupo. E poi Eccolo come qua. c'era della Ma Juve, dove guarda. sei? Sono in cucina, per Ah! questo dovevo spostarmi. E nella cucina della Continassa. Tanto sono contentissimo di averti, perché tutte le volte non ci riusciamo. Sì. Facciamo una Infatti, cosa. no, Dopo io sono contento, guarda. ci Prima volta scambiamo, che ci scambiamo il numero di telefono, così dopo riusciamo a metterci in contatto anche col numero di telefono. entro. Va bene. Assolutamente. E allora, te cosa mi dici? Che Ah, io voglio sapere le notizie fresche ufficiali, no? Dai, conferenza stampa. Comunicato ufficiale Juventus. Arriva Pogba, ok? arriva Pogba, Haaland, arriva chi vuoi? Lewandowski, arriva Lewandowski? Lewandowski. L'ho letto, eh? L'ho letto in questi giorni. Io in questi No, giorni ho letto guarda, sai, Lewandowski. no. Ti dico una cosa seria, Vai. che stavo parlando con qualcuno davvero tesserato Juve che ci lavora da tanto, Zitti tutti. e lui mi ha detto: guarda, Giuseppe, se arriva un giocatore X, non so chi, noi saremo gli ultimi a saperlo. Lo sapranno forse prima i media, lo leggeremo sui giornali, dunque non sappiamo niente. No, ma lo so bene perché, guarda, mi è capitato poco prima del Covid di viaggiare anche con la Juve. Ho fatto una trasferta a Madrid e c'era tutta la squadra dietro, no? E io gli ho fatto queste domande per capire un po' come funziona. Mi ha risposto la stessa cosa. Guarda che noi non sappiamo niente. Noi non No, sappiamo. è quello che mi hanno detto di dire. Che ti hanno detto anche a me, perché mi pagano, perché sono aziendalista, eh? Perché sono aziendalista, quindi. No, allora. Comunque, Luca, Vai, vai. se posso, perché stavo ascoltando Dimmi. e sono totalmente d'accordo con quello che stavi dicendo. L'allenatore, chi arriva, arriva alla fine, lo sosteniamo. Dopo puoi avere, sai, un preferito, sì o no, però chi arriva, arriva, lo sosteniamo. Se rimane Pirlo, lo sosteniamo. Comunque l'ho detto anch'io, però va bene, ti Vabbè, ma ringrazio. io l'ho detto meglio. Sì, Sì, ma sì, l'ha detto meglio Luca. Oggi sono ospite di Luca, dunque. No, no, fatti, sia mai. No, povero Chino, ti do un abbraccione. No, ma guarda, Giuse o Beppe? Perché dopo Chino mi ha messo nel dubbio. Beppe? Come vuoi te. Allora Beppe, allora Beppe. Allora Beppe. Per me è fatto, cioè il tifo è fatto così, citando qualcuno, è molto semplice, è molto semplice. E secondo me è semplice così. Anche oggi ne parlavo con Chino, no? Che c'è stata tutta questa discussione, che abbiamo un gruppo, c'è stata tutta questa discussione sul tweet di Agnelli che fa i complimenti a Zhang, e tanti continuano a dire, ah beh, però sai, non doveva farlo, e tanti continuano a dire, no, beh, ha fatto bene. Io da quando è successo l'Inter Campionato d'Italia, ho fatto i complimenti all'Inter, del tweet della Juventus, io non ho neanche mai parlato. Sai perché? Perché per me è logico che quello che perde fa i complimenti a quello che vince. È una cosa normalissima. E dire che sia giusto o sbagliato non ha senso perché le cose normali per me è stupido commentarle. È successo perché è giusto e logico che sia così nello sport, ragazzi. Lo sport è questo qua. E Ma guarda, quindi. non è una novità, eh? Alla fine noi sappiamo già da tempo che c'è un'affinità tra Zhang e Agnelli per cose che sono molto
più grande del campo, perché una cosa, infatti lui l'ha detto molto chiaramente nel tweet: in campo siamo avversari, fuori del campo siamo amici, ed è giusto così. Io, per esempio, il mio migliore amico è interista. Anche il mio. Però quando parliamo di calcio siamo, tra virgolette, nemici. No, ma capisco benissimo. Io... Dopo è vero che, guarda, lui l'ha messo su Twitter e io posso capire il fatto che la gente è un po' dispiaciuta o no, però ho visto e ho letto cose che non capisco per niente, cose stile non sei più il mio presidente, ma queste cose non le capisco. Vabbè, ma quelle lì di solito sono i tweet che fa Chino, no? Sono sempre sì. Lì, non sei più il mio presidente, l'allenatore out, questo è scarso. Domanda per tutti e due, come avete reagito alla super skill di Bernardeschi di ieri sera? Mamma mia, mi sono cascati i coglioni. ma ricordando, ma anche Morata, hai visto che cosa fa in aria? Quello che si butta, che si tuffa, tipo. Ma no, è proprio scivolato. No, vabbè, ma Berna ha dato, cioè proprio Sturaro gli ha telefonato la sera e gli ha detto: ti prego insegnami, perché io ne avevo fatta sì. Una brutta, ma brutta. Ma questa, così, eh? Ma brutta così. No, ma guarda, ti giuro, lo dicevo ora in live, lo dicevo oggi pomeriggio, l'ho detto oggi pomeriggio, cioè riguardando la partita adesso, col fatto che sai che comunque nonostante tutto riuscirai a vincere, cioè tu hai visto tante di quelle perle ieri, che ieri ti arrabbiavi, no? Giustamente, perché la situazione era quella che era, però rivedendola magari adesso dici, che imbecille. Cioè sono proprio fuori questi qui, quello è il discorso. Guarda, sono proprio coglioniti quest'anno. La GIF di Sturaro era già da tempo, era un po' vecchia, avevamo bisogno di quella nuova. Però comunque dispiace, ma non è normale comunque un Bernardeschi che, ok, è già da tempo che abbiamo capito che forse mentalmente non c'è e non ha più confidenza in lui stesso, e l'abbiamo capito, non rende. Però a livello di ieri, perché non solo questo era la ciliegina, però anche la partita, ha giocato davvero male, tutti, sì. Ronaldo compreso, però Bernardeschi ieri davvero io non capivo, e doveva avere un ruolo un po' più semplice sì. Per lui. Era il suo ruolo, cioè quello è il suo ruolo. Beppe, io però ti voglio fare una domanda culturale, perché tu sei un po' la community italiana e la community straniera, no? Sì. Intanto ho visto che tra l'altro che su Twitter hai un bellissimo sito che ti dice dove sono localizzati i tuoi utenti, quindi sì. Fammi capire bene o male dove hai maggiormente la community. Allora, se guardi i top 5 paesi che seguono su YouTube, parliamo di YouTube, il primo è l'India. India? Sì, okay. India numero uno. Numero due, c'è lo scudetto, andiamo a farci un bagno nel Gange. Sì, così sì. E via. No, ma io sono sicuro che il giorno che si potrà viaggiare di nuovo, forse arrivo lì e c'è dopo, sai dove sta la statua in aeroporto dell'elefante? Ok. Accanto ci sarò io. Ah sì? Sei sicuro che sarà così? Perché l'India è uno dei tuoi top. Ok, gli altri? Sì. L'India dopo USA, America, terzo... Canada, quarto Inghilterra e quinto l'Italia, e questo sono molto sorpreso, perché c'è talmente offerta di qualità, e parliamo di voi due e tanti altri, parliamo di Colpo Gobbo, Juventus, che io non capisco perché vengono sul mio canale, perché parlo inglese, e dunque, però sono molto fiero di questa cosa, però è anche vero che quando tu guardi il tempo che rimangono è minore perché forse non sanno, entrano dopo di che lingua parla lui. Ma e perché se ne va. Noi italiani siamo stronzi, no? Cioè, l'inglese è comunque la lingua più, non so se in realtà è la più parlata al mondo in questo momento, forse il cinese mandarino, sono un po' ignorante, però è una delle più universali, no? Cioè, se sai l'inglese bene o male vai dappertutto. L'italiano è una roba che sappiamo solo noi, e noi rimaniamo sull'italiano. Oh, cascasse il mondo, noi stiamo sull'italiano. È per questo che voglio capire, differenza culturale di del tifoso italiano e del tifoso straniero. Enorme, perché il problema è che io ho tante culture che sono
davvero diverse. Se tu fai uno scherzo, sai, con la cultura italiana, uno non può capirlo, per esempio. In Australia non capisce il modo di scherzare. Guarda, c'era Chino l'altra volta sul canale, ti ricordi, alle 3 di mattino, e ha fatto una battuta e non l'hanno capita. Perché l'ha detta male in inglese? No, l'ha detto in italiano, però uno aveva sentito la parola. No, però devo dire che, sai, il discorso di Agnelli, quello che dice che la gente adesso si affeziona più a un giocatore, a un singolo, sì, di una squadra, la gente non ha più questa, come si dice, lealtà, vogliono entertainment, si vogliono divertire, tutto. Io lo vedo moltissimo sul mio canale, nella mia community. E sono lì per divertirsi, e se domani la Juve va male non puoi aprire il mio canale perché ci sono insulti. Ma quello non ti preoccupare, anche qua. È per quello che te lo chiedevo, no? Perché io e Chino siamo abituati ormai a pane e merda tutti i giorni, mattina, pomeriggio, sera. Io tutte le volte mi trovo che se fa gol Ronaldo, oggi mi hanno detto che, io ho sempre detto che è una pippa e che è un bidone, che penso di averlo neanche mai pensato nella mia vita. Quando Ronaldo faceva male mi dicevano, però sei sempre lì che difendi Cristiano Ronaldo, quindi... In una cosa o nell'altra è pane e merda tutti i giorni, e volevo capire se all'estero è diverso. Uguale anche all'estero. Sì, sai qual è la differenza? Forse che quando giocano gli altri italiani in Europa, loro sono molto molto, parlo della comunità anche italiana che vive all'estero, sono, dobbiamo tifare anche gli altri club italiani, dove io non ho tanto questa filosofia. Mi piace fino a un certo punto, però non voglio vedere alzare trofei, ok? Questo non lo capiscono, perché questo è davvero tipico del tifo italiano, che vuole la sua squadra e gli altri non vuole vederle vincere. Questa è una differenza. E l'altra me la sono dimenticato, perché c'è, dopo me la ricordo e la dico. Va bene, ma sai perché faccio questa domanda a te, Chino, per dirle, visto LOL? Te Beppe l'hai visto? Sì. Allora, mi è capitato prima su YouTube un video che si chiama "Coreani reagiscono a LOL". La Corea, cioè, è una mentalità abbastanza chiusa, no? Anche per via delle idee politiche del paese. E mi ricordo che c'è un certo punto il ragazzo che chiede: ma in Corea, nei programmi televisivi, dite le parolacce? E i coreani fanno gli occhi così e dicono: no, le parolacce nei programmi televisivi non si può dire. Addirittura dicono: c'è stata una volta che una ragazza in un programma televisivo ha detto una parolaccia e sono scappati, ed è scappata via dal palco disperata, e c'era la gente con gli occhi fuori dalle orbite che si guardava male, il presentatore paralizzato. E io ho pensato: ma signori, cioè, noi... Io il primo ricordo che ho da bambino di un film italiano sono Boldi e De Sica che si scorreggiano in faccia e fanno vedere delle tette, e una che ha detto vaffanculo in un programma in Corea è scappata via. Hai capito? C'è proprio una differenza di... incredibile, differenza incredibile di mentalità. E volevo capire se anche a livello calcistico, perché meno male il calcio, intendiamoci, secondo me è il livello più basso, perché è molto popolare il calcio, e c'è chiunque nel calcio, dal ricco imprenditore al vecchio pensionato, all'operaio, al dottore, c'è chiunque nel calcio. Quindi è veramente un melting pot, secondo me, il calcio. E volevo capire se eravamo un po' noi e basta. C'è una domanda per voi due dopo, comunque. Vai. No, ti dico l'ultima che mi sono ricordato, è la Champions League. La Champions League è molto, molto sacra per loro. E io sempre ho avuto il discorso che prima volevo il... no, adesso non è più possibile, però volevo il decimo di seguito, perché per me la Serie A comunque rimane un discorso, per me, che la Serie A puoi programmare, alla fine vince chi è più forte, come ha vinto adesso l'Inter, dove la Champions League ci sono tantissimi fattori che fanno che puoi vincere, puoi non vincere, però non puoi basare, costruire per vado a vincere la Champions. Loro non capiscono che Ronaldo, sì, infatti con Ronaldo avevi più possibilità, però non è che prendi Ronaldo per la Champions, lo prendi per il 360 gradi del discorso, e questo loro non lo capiscono. Noi dobbiamo lasciare perdere tutto e vincere la Champions, punto. Io comunque vedo Chino molto triste, cosa ti è successo? Sì,
sei morto, tutto in una volta. No, vedo un tesserato, mi spengo un attimo. Ah, c'hai paura, hai paura. Timore reverenziale. Lo sa, Luca, lo sai che grazie a lui, grazie a Chino, che sono un tesserato Juve. Allora, spiegatemela però questa che non la so. No, perché guarda, c'era... il concorso, però dovevi iscriverti e alla fine io avevo riempito tutto, avevo girato il filmato, però alla fine c'era scritto in piccolo: dovete caricare il video su Twitch. Okay. Però tu lo sai che per caricare un video su Twitch devi avere già il canale Twitch già fatto, già da tanto tempo, ci sono i requisiti. Sì. Io non l'avevo, stavo per dire stop, è finita. E parlavo con Leo e alla fine lui mi ha detto: guarda, lo metto io sul mio canale. E questo è davvero bello. Un applauso allora a Kinoshi che... No, ma infatti io ancora sto aspettando. Io sto aspettando la mia percentuale mensile che avevamo pattuito, siamo ormai al terzo o quarto mese. No, ora... ma ti fanno scegliere gli acquisti, Kino. Non ti pagano, ma scegli tu gli acquisti. Allora, tranquilli. Allora, il primo acquisto che ti chiedo, perché hanno riscattato un argomento, Kino, è Donnarumma? Sì, cioè no, nel senso, ma guarda, c'è il tesserato che dice di sì anche, bravi, vai, no, vai. Ma è nel senso, arriva secondo te o lo vorresti? Cioè, quale... vai, ambe due. Io lo vorrei, soprattutto. Ok, ma arriva? Se arriva, onestamente, non lo so. Non lo sai, ma dai che sai tutto te. Ma devi fargli te gli acquisti, figurati se non lo sai te. Te lo sai sicuramente. Dai, non ce lo vuoi dire, ho capito. Un pochino. E te, Beppe, dice: io lo voglio, ma io lo so che arriva. Ti dice: io lo so che arriva. L'ho visto firmare. Ha firmato stamattina. Sì, per cui io lo voglio davvero, ma da tanto tempo, non da adesso. Già quando prima di andare via Buffon si parlava già di Donnarumma secondo per farlo crescere con sì. Buffon, sai. E dunque già da tanto tempo, dunque lo voglio davvero, perché è così. Se arriva, penso che dipende dal fatto se arriviamo nei primi quattro. Se arriviamo cioè li troviamo una sistemazione. Speriamo. Sì, non ti preoccupare. E domenica gioca però. No, con tutto il rispetto per Chesney, perché alla fine Chesney è un portiere, non è che non mi piace Chesney o che sono un Chesney out, però ha fatto... Anche perché ti licenziano dopo, infatti. No. Se c'è l'opportunità di Gigio, sì, senza dubbio. E gioca. No, ma anche per un insieme di fattori. Secondo voi, domenica, contro di noi? Sì. Io gli Ultras del Milan li ho visti ben incazzati, A piano, poverino. Sì. Che anche qua è una roba tremenda. Cioè, nel senso, se sei un professionista, scendi in campo. La società lasciarlo così in gabbia ai ultra, e sappiamo già, e Maldini li conosci bene. Maldini però ha risposto dopo, Sì, dopo, però non lasci andare un tesserato così. Perché lui ha 22 anni, ragazzi. Madonna, è un bambino. Sì. Noi li vediamo, sai, 1,90 m o 2 m, perché e giocano già da 6 anni, dunque li conosciamo da tempo, però sono bambini, hanno 22 anni. Quando tu hai un gruppo ultra che ti spara, noi siamo abituati già, tutti i giorni registriamo, però è difficile, ragazzi. Ma sai cosa mi dispiacerebbe solo? Dovesse davvero tornare Allegri, dovessimo prendere Donnarumma, Allegri si era imparato il nome di Chesney a memoria. Dopo lì, cioè Donnarumma è facile, lo so scriverlo anch'io Donnarumma. Magari allena Kulusevski. Forse sta iniziando a imparare a scrivere Kulusevski, Chiede di non cederlo apposta. No, appena imparato, cioè. Non cedetelo. E Beppe, sentiamo la voce ufficiale della società, Tutto quello che esce dalla bocca di Beppe è come se dovesse uscire da quella dei paratici. Ostia. Pensi che tornerà Allegri? Questo è difficile, questo è davvero difficile. No, dai, svesti i panni della società, dai, e rivesti i tuoi panni personali. No, cioè, se sono Giuseppe, penso che... Se sono Giuseppe, crisi di identità. Allora dico sorpresa, una sorpresa. Cosa vuol dire? Un altro nome? Sì. Ah, vabbè. Ok, un nome a sorpresa. Ce lo vuoi dire anche?
Cioè, non lo tu... so, Ah, perché non lo ora sa, mi no, figa, sembrava una roba, eravamo tutti qua carichi. No, no, no. Io penso qualcuno che nessuno ancora ha nominato, tipo, non lo so, non lo so, però un tipo Mihailovic. Ufficiale Mihailovic, prossimo allenatore della Juventus, ragazzi, segnatevelo immediatamente. No, io c'ho in testa Simone Inzaghi. Io, oh, ragazzi, io c'ho in testa Simone Inzaghi che non me lo toglierà nessuno. Io c'ho proprio il sentore di Simone Inzaghi. Però ragiono sul fatto che il più logico è senza ombra di dubbio Allegri. Però nessuno mi toglie dalla testa Simone Inzaghi. Cioè, poi immaginate, no? Perdiamo la partita. Spiazze, avere perso la partita. È bellissimo, io sono già nel mood dello Spiazze. Quindi. Techino, invece, il tuo. Quello che prenderesti, te adesso, Chino, sei Beppe, quindi sei braccio destro dei paratici, e dato che scegli te gli acquisti, no, quest'anno, chi prende Chinoshi? Proprio di voglia. Allenatore. Sì. A sto punto vaffanculo, io provo a prendere Flick, almeno. Pensi che ci siano dei margini, però? No. Cioè, quindi tu sai già di principio che non si può fare, però dici vaffanculo, io lo voglio fare, io ci voglio provare. I tifosi, Perfetto. ma bisogna farli sognare i tifosi, altrimenti Ma c'è io lo più a direi fare. anche, guarda, fare un comunicato ufficiale dicendo: ragazzi, io voglio Flick, Ci proviamo, ma so che però. non viene, ma io lo voglio. Un po' come faceva De Laurentiis, è colpa loro, quindi merda su di loro, grazie. Io uguale. No, sarebbe Io la veramente buddista, fantastico. io se fossi un dirigente altro che Paratici, c'è la cacciara in qui, la butto io ogni Ecco, settimana. parliamo di Marino un attimo, che è un tasto che non ho Imbarazzante. ancora toccato. Perché secondo me è gravissimo fare dei riferimenti a Calciopoli su una roba costruita sul niente. Io l'ho visto in diretta, eh. L'ho visto in diretta e Sì, mentre lo guardavo, cioè, ho dovuto mandare indietro con Sky, cioè non ci stavo credendo. Ma, scusami, ma l'ha detta davvero questa cosa? Cioè lui davvero ha fatto tutta sta filippica. Perché hanno parlato con l'arbitro, giusto o sbagliato che sia, e da quella cosa lì si è finito a dire che si è influenzato l'arbitro dopo 45 minuti per un fallo che c'era, dicendo che non c'era, dicendo che è come quando c'era Calciopoli. Ma ci stiamo rendendo conto di quello che è accaduto? Beh, è una cosa gravissima. Questa cosa è gravissima. Io adesso do la giustificazione dell'Inter ha vinto lo scudetto, giusto dedicare lo spazio all'Inter, perché una roba del genere non dovrebbe passare inosservata, eh. Mi dispiace, ma questa non. È una roba veramente grave, 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 grave. e specialmente perché la gente ha detto che l'ho detto io. L'hai detto tu? Sì. È uguale, cazzo, guardalo lì. Ma è un po' te, un po' Lello. Cazzo, però ti assomigli veramente Sì, tanto, eh. mi hanno detto, ma come fai a fare a fare è la live perché ero in live e essere lì su Sky, però no, è gravissimo, davvero grave. Perché dal nulla, non è che è successo, non so cosa, niente, non è successo niente. Io non capisco, le altre squadre si lamentano, vanno, perché hai visto tutte le immagini di quest'anno, di Orriali, di Conte, lamentarsi nessuno dice niente. La Juventus apre bocca e c'è un dramma, c'è un finimondo e torniamo al 2006, non è normale. Infatti, guarda, è stata una roba incredibile. Comunque, Kino, io adesso te la butto lì. Guardo Beppe, guardo Lello, guardo Romeone. E adesso per fare una cosa fatta bene, Kino, parto con una macchinetta. E prima io, poi te, o prima io, o te, poi io. Via, tutto. Ci stai? Non ho capito un cazzo, ma va bene. Guarda. No, ho detto che dato che Beppe, Lello e Romeo sono così e sono No, super no, 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 ti seguiti. sei dar nel culo, mi Ah dispiace. beh, no, aspetta, aspetta, come diceva Mike, buongiorno, la prima risposta è quella che conta. Tu ufficialmente hai detto sì, va bene. Quindi adesso io sto No, io ho partendo. detto non ho capito un cazzo, ma va bene uguale. Ho detto due robe diverse. Cioè adesso andiamo al VAR e riguardiamo tutto. E Ah, riguardiamo tutto. vai No. pure, no, perché stavo cercando intanto la squalifica di Pierpaolo Marino per partite vendute, il famoso calcio Ah, io dell'epoca. questo non me lo ricordo neanche. Ah, ok. Quella volta che Pierpaolo Marino, ecco Maurino, dalla squalifica di 3 anni i miracoli dell'Udinese, 1993, quando era al Napoli. Ma non me lo ricordo neanche io questo, guarda, pensa a te. Fu fermato per presunta responsabilità in un giro di partite vendute. Quindi Beh, vuoi. però era stato coerente, aveva detto io ci ho fatto anche parte di quel Sì, calcio, almeno. l'aveva. Lui aveva confessato, eh.
lì lui confessa, lui dice no no, io c'ero già, e quindi un veterano. Va bene ragazzi, direi che dopo un'oretta fatta così possiamo staccare per i ragazzi, possiamo ringraziare tutti quelli che sono rimasti insieme a noi. Questa stessa live domani la ricarichiamo su YouTube, e bisogna fare un senso. Mi date un senso? No. Ok, allora taggerò i vostri canali YouTube, troveranno il link per i vostri canali qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio tanto per la chiacchierata e saluto tutti i ragazzi che sono stati qua con noi. Tra l'altro erano molto molto carichi, li ho visti molto molto carichi. Cerchiamo di fare un raidino, se si riesce, a qualcuno. Vediamo se c'è qualcuno online da raidare. Esegui un raid verso un canale. Secondo voi chi c'è online? Oh. Io non ti dico chi seguo, meglio. Me lo dirai dopo quando stacchiamo. C'è Iveri Giuventino Gai. Vediamo i ragazzi di Iveri Giuventino Gai. E ragazzi, andate a dare la notizia ufficiale che ha dato un tesserato Juventus: Sinisa Mihajlovic, prossimo allenatore della Juve. Andate a scriverlo tutti ad Iveri Giuventino Gai, ufficiale. Ah, si ride Beppe, eh? Domani quando poi gli fanno il sedere perché è andato a spifferare tutto.